Ronchi contro il suo passato, la prima volta del tecnico, oggi Viola, contro la sua ex squadra. Primo tempo soporifero, succede poco o nulla, le migliori occasioni sono dello Spoltore. Al primo con planamente Dedeo, con i pugni respinge, e al minuto 24 il contropiede di Selvallegra che mette un assist al centro per Petito che scheggia il palo esterno. E con le azioni montate da Maria Carannante passiamo alla ripresa. Al settimo minuto ci prova Pellecchia, ma Palena si fa trovare pronto e ribatte. Quindicesimo minuto, doppio tentativo del San Buceto, prima Pellecchia e poi Caro testano i riflessi di Palena. Passano pochi minuti e ancora una volta Pellecchia al centro per la testa di Barrow, questa volta è 1-0. Passano 120 secondi, arriva il raddoppio, azione tambureggiante della formazione di Ronchi, batti e ribatte in area. Alla fine Miccichè deposita in rete per il 2-0. È un monologo e al minuto 34 Pellecchia vicino al tris, conclusione sul fondo. 180 secondi, Bruni, Sal e Caro, tiro al bersaglio, quest'ultimo sul fondo. Nuovamente Caro ci prova dopo pochi istanti, la conclusione con i pugni, Palena. Minuto 38 sugli sviluppi di angolo, ancora una volta Caro dalla distanza, Palena salva nuovamente i suoi. Sul finale di gara Bruni solo davanti a Palena si fa ipnotizzare dal numero 1 ospite, sulla ribattuta si avventa Sal ma la conclusione termina sull'esterno della rete. C'è ancora spazio per il San Buceto, Miccichè al termine di un'azione personale scaglia in porta ma Palena si rifugia nuovamente in angolo e la gara si chiude al 47esimo con l'ennesima azione del San Buceto, questa volta è Marchionne che partecipa al festival del gol sbagliato. Si conclude con la vittoria per 2-0, per lo Spoltore invece si apre ufficialmente la crisi, un solo punto nelle ultime quattro gare. Mister Donato Ronchi, innanzitutto si è emozionato un pochino all'inizio di trovare il suo passato, lo Spoltore dove è stato 4 anni, però poi rotto il ghiaccio, diciamo un primo tempo abbastanza soporifero, poi nella ripresa abbiamo visto tutt'altro San Buceto, una sola squadra in campo, 15 occasioni da rete, 2-0. E soprattutto anche grazie a questo modulo, questo 4-2-4 se vogliamo definirlo, con i quattro attaccanti che sono stati devastanti. Sì, innanzitutto è stata una partita un po' diversa per me perché ho vissuto 4 anni belli e quindi c'è stata tanta emozione. Cercare di nasconderla un po' più possibile, però non era facile. Poi è chiaro che una volta che l'arbitro ha fischiato, è chiaro che ho pensato alla mia squadra e mi sono arrabbiato alla fine del primo tempo perché non avevamo capito come andarli a prendere, perché questa è una squadra che sa giocare, una squadra che palleggia molto, quindi se si sbagliano le uscite ti entrano con il tre quarti, con i due attaccanti, quindi dovevamo fare un lavoro tattico completamente diverso da quello che abbiamo fatto. Fine primo tempo ci siamo chiariti, i ragazzi hanno capito cosa gli stavo chiedendo, perché bisogna avere anche l'umiltà a volte, no, di lasciare anche un po' il pallino agli avversari quando non si riesce ad andarli a prendere alti, quindi bisognava fare quel tipo di calcio, il secondo tempo lo abbiamo fatto, sono contento della prestazione. L'unica nota un po' stonata è che dovevamo chiuderla col terzo gol, in tante occasioni non l'abbiamo chiusa, però fondamentalmente il secondo tempo non abbiamo rischiato quasi nulla, quindi sono contento, andiamo avanti così e niente. La partita diciamo che l'abbiamo fatta, l'abbiamo sempre costruito noi, abbiamo sempre cercato di fare la partita noi e loro più che altro cercavano queste ripartenze. E chiaramente nel primo tempo abbiamo avuto secondo me parecchie occasioni o comunque situazioni importanti dove... ma anche tante situazioni in cui abbiamo sbagliato l'ultimo passaggio, dove se facevamo gol e potevamo farlo avremmo comunque messo la partita in un altro binario. Quello che mi è dispiaciuto è che dopo il primo gol come se ci fossimo fermati a giocare, insomma abbiamo preso subito il secondo gol e questo è quello che più mi ha dato fastidio, perché la partita può rimanere equilibrata fino alla fine e magari si può anche riprendere, se chiaramente prendi pure il secondo gol
lasci spazio alla squadra avversaria che ha degli ottimi attaccanti in ripartenza soprattutto, e la partita poi è andata a finire in questa maniera. Ripeto, secondo me abbiamo fatto una discreta partita, ci sta mancando il fatto che in questo momento abbiamo perso il nostro finalizzatore che era Luca Sparvoli, è chiaro che dobbiamo rivedere qualcosina perché ovviamente in qualche cosa la dobbiamo aggiustare. Rivedere anche sul mercato? La società sa quello che serve, che abbiamo perso, vediamo se si riesce a trovare qualche occasione perché chiaramente qualcosa abbiamo perso.